Bella a tutti ragazzi, sono Mighty Mars, siamo qui su Warframe. Allora, oggi voglio fare una cosa molto interessante, senza perderci in troppe chiacchiere. Allora, io in una missione ho ricevuto questa carta strana che deve essere nuova, la devono aver introdotta da poco, perché non l'avevo mai vista, questa carta viola. Raven Mod Fucile, completa una missione intercettazione con nemici livello 30 più con una chiave Drago Zoppo che io ho. Equipaggiata da solo senza morire o andare in rianimazione. Quindi direi senza morire o andare in rianimazione. E allora cambiamo Warframe, mettiamo Rhino, che andiamo sul sicuro con Rhino. Vediamo anche il potenziamento, se è al massimo. Sì. Ok. Mi sto a leggere tutte le carte, ragazzi, perché non già letti nei gameplay precedenti, quindi magari date un'occhiata a voi così al volo, se no tutte le volte ci perdiamo sempre in 10 minuti di chiacchiere. Allora, da solo, quindi in solitario 30 più intercettazione, sabotaggio, associazione, inseguimento, intercettazione 33-35. Proviamo. Allora, io no, sabotaggio. Devo fare intercettazione, quindi corpus, devo scegliere corpus. Ok, intercettazione devo fare. Senza morire. Credo che sia, che vada bene anche questa missione. Proviamo. Oh, eccoci qua ragazzi, ci mettiamo subito l'armatura così non dovrei avere problemi con Rhino, eh. Oddio, sotto starelli, eh. Che si è stato strano. Faccio una mele in bolso, che no, come faccio a farlo da solo? E come faccio a fare una missione del genere da solo? E che conquista, eh? Da solo devo conquistare 4 punti io? Ma siamo impazziti? Non ce la farò mai. Cioè, dovrei essere tipo livello 2000 io. Non ce la farò mai, ragazzi, a fare questo qua. Come faccio da solo? Ragazzi, impossibile, annullo. Io da solo devo conquistare 4 torri contemporaneamente e gli altri sono in 20.000. Non c'è qualcos'altro? Intercettazione, sono tutte uguali intercettazioni. No, ragazzi, io vorrei capire sinceramente come fare una missione del genere da sola, perché leggiamo la carta tante volte. Completa una missione intercettazione, quindi quel 30 più che so alti, con una chiave Drago Zoppo. Io però non so come attivare queste chiavi Drago Zoppo, perché da solo intercettazione è impossibile. Che c'è? Forse c'è qualcosa qui, Drago Zoppo. Non so nemmeno dove utilizzarla la chiave di Drago Zoppo. È un posto particolare. Questo è il dojo, non c'entra niente.
O io devo utilizzarla in qualche posto particolare questa chiave drago zoppo perché non l'ho mai utilizzata. Ma se una qualsiasi missione con i nemici 30 più intercettazione da solo è impossibile farne. Quindi ragazzi niente, per il momento questa cosa non si può fare. Se qualcuno sa, mi può dare qualche consiglio, è benvenuto. Quindi allora questo video, per questo gameplay facciamo una cosa diversa, dato che è un nuovo Warframe e comunque avrei voluto fare un gameplay su questo Warframe, lo facciamo adesso. Nazca, Albert, were you visualizing a Nan, Nezza? Nezza, perché Me Nazca? A proposito, too. perché lo chiamo? Alla vita che lo chiamo Nazca e si chiama Nezza, cioè la differenza è notevole. Ma no, non mi capisco, io sono uno che litiga con se stesso perché io non mi capirò mai nella vita. Ed è di tanto che lo chiamo Nazca, io, questo personaggio qua. E c'ho tutto un linguaggio mio particolare. Leggiamo un po' le abilità. Firewalker crea una scia di fiamme bruciando i nemici e purificando gli alleati pure. E questo è carino, anche se poi non lo userò molte volte. Blazing Shakaram, scaglia l'anello infuocato che brucia i nemici e gli fa emettere energia curativa nel momento della morte. Riattivalo per teletrasportarti alla sua posizione, che sembra carino. Guardi Hollow, crea un anello protettivo di fuoco che stordisce e danneggia i nemici che sono vicino. Troppo. Divine Spears, impala i nemici con le lance, con delle lance che emergono sullo stesso. Oggi, stasera, leggo bene, boh, strano, praticamente faccio sempre casino. Allora direi di cambiare l'Engalatin perché non so come mai le Team Bolts che sono così superiori. Molto probabilmente devo migliorare l'incartamento della Prime. Allora andiamo ragazzi, dai, saperci chop chop chiacchiere. Allora io direi di fare le Operator, tracce. Audience wonders, what do you think of that? Allora io direi di fare le tracce void anche sul livello altino per me, però io ci vorrei qualcuno con me. Oh, ok, sono entrati. Perché prima ragazzi l'ho provato da solo ma non ci sono minimamente riuscito perché ancora questo personaggio non è sviluppato bene perché l'ho preso l'altro giorno. Oh. Allora, abilità numero uno, la prima. Lui lascia questa scia, vedete, di fuoco verde, guarda che l'ha ammazzato. Quindi questa può essere utile e questa, diciamo, praticamente non è che dura un tot di tempo, questa vuole solamente energia. Quando avete finito tutta l'energia, termina. Potete anche disattivarla ricliccando di nuovo sull'abilità. Però diciamo che ve la consuma, l'energia ve la consuma molto rapidamente, quindi fate attenzione. Però sarebbe buono magari quando fate una difesa che dovete stare in un punto fisso, magari create intorno all'oggetto dei cerchi di fuoco, perché vedo che comunque ci crepano molto rapidamente sopra, quindi fa abbastanza danno. Il problema è che poi dopo un certo tempo, diciamo, il fuoco sta fino a un certo punto sul terreno, poi il fuoco sparisce perché non è che ci sta eternamente solo sul terreno. E quindi non so poi se facciamo, non so se poi convenga utilizzarlo perché comunque consuma. Ma chi è che mi spara? Consuma moltissimo. Ma è sto stronzo. Momento di grazia, ne ha ammazzato uno. Allora, adesso sono carico nuovamente. Allora, la seconda abilità. Lui praticamente lancia questa specie di. Meglio. Lancia questa specie di disco che li dovrebbe colpire, penso anche a ripetizione. E quando muoiono mi dovrebbe dare dell'energia, credo. Cosa che non mi è andata, però io questo sinceramente attualmente, magari anche perché sono a un livello abbastanza alto per lui, non lo vedo molto utile. Magari se
se lo sviluppiamo bene potremmo anche one shottare, che forse sarebbe l'ideale one shottasse. Poi abbiamo la terza abilità, che è questo anello che lui si fa intorno a lui e praticamente lo difende e dovrebbe anche danneggiare, dovrebbe anche danneggiare, che quindi a me piace, cioè questo va fatto in continuazione. Questo non consuma energia in continuazione, anzi questo vedete a 100 punti e rimane fisso, quindi va a danneggiamento. Se lui subisce il 100%, quando lui subisce il 100% dei danni, naturalmente basta, lo dovete ricaricare. Però anche se consuma abbastanza, cioè che mi ha consumato quasi metà energia, però questo diciamo va fatto, è un'abilità che si userà in continuazione sicuramente. Okay. Qualsiasi difesa è ben accetta. Perché mi tira via? Ma perché? È normale che mi tiri via? Mi piace molto questa arma qui, che è l'arma di gara, che è un nuovo terno. Mi piace molto perché credo sia un pompa in realtà, perché non lo vedo molto come arma da pompa, perché anche a media distanza funziona benissimo. Ah, abbiamo finito. Casse Orokin 2 e 3. E io non ne ho trovato manco mezzo, adesso le altre. Allora adesso possiamo andare. Che è successo? È andata in traversa o qualcosa? Allora le spalle. Questa si sente male, come un medico. Cioè, mi piace molto questo fucile perché quando colpisce spara dei cristalli, quando colpisce vanno in frantumi e colpisce più bersagli contemporaneamente se sono vicini, e poi fa anche un bel po' di danno. Allora rimettiamo, ok, questo lo mettiamo sempre. Ma perché fai? Allora rimane da vedere la quarta abilità, quella che dovrebbe fare le lance dal terreno. Aspettiamo di essere al momento giusto. Oh, mi sono più glitch sempre. Allora di qua. Forza ragazzi. Allora io lo vorrei fare, la quarta abilità la vorrei fare in uno spiazzo con un po' di gente che si veda bene, perché tutte le volte la quarta abilità me la brucio in tutte le salse possibili. C'era il vuoto. E qui si esce? The device is set on overdrive. Okay. Quindi ce ne andiamo. Tutto a posto. Cose da rubare. 272 crediti. Sì, sì, con calma, con calma. Ferrite. Objective complete. The void key and torsion beam device are out of commission. Niente. The enemy will not be returning anytime soon. All your objectives are complete. Proceed to extraction now. Ce n'è nessuno?
Allora, la prendiamo qua con questo, se no poi... Ah! Figo! Proprio la lancia! Quindi lo infilza, però non l'ha ammazzato praticamente. Oh, meno male, oh però. Ringrazio, è tornato indietro. Non è. Non tutti tornano indietro delle volte, eh. Comunque figo. Vediamo un po' se la posso rifare. No, che ganzo! Però non crepano, quindi. Ah! Ok, dura un periodo e poi riscendono. Ah, li devo asciottare, cavolo. Però figa. Ecco, questa delle lance. Mi sembra abbastanza carina, dai. Ora purtroppo ce n'era pochi, deve essere anche ancora più figa quando magari sono tipo una ventina tutti insieme. Poi non mi sembra che consumi così tanto. Comunque lei senza lei o lui, perché non ho ancora capito se è una lei o lui. Senza questo shake di protezione mi sembra un pochino messo male. Comunque diciamo che non mi dispiace, fra tutti i Warframe che ho, diciamo, secondo me questo è uno che si può anche tenere, perché in realtà i Warframe li voglio ovviamente provare tutti, però siccome i posti costano, che sembrano costano, ...20 crediti praticamente ciascuno, e i ten, diciamo, sono tanti, non sono pochi, e voglia, grande voglia di spendere non ne ho sinceramente, anche perché soldi da spendere tra computer, componenti, giochi, joystick, eccetera, ce n'è veramente una miriade. Quindi diciamo, dove posso risparmiare, risparmio. Però diciamo che dovrò fare delle scelte, anche se poi qualche slot, anche per le armi ci sono gli slot, siamo obbligati in qualche modo, però cercherò di fare una selezione. Esempio, faccio un esempio, Oberon, anche se penso che al momento non lo darò via, non lo venderò, però è un tenno che a me non piace tantissimo. Se mi dovessi trovare alle strette, può darsi che lo vendo pure. Voban, che se non mi sbaglio è quello che mette le trappole, non c'ho, cioè ci ho giocato veramente pochissimo perché non, questa cosa di mettere le trappole a me non piace, è anche una questione di gusti, e quindi potrebbe darsi che forse quello è uno dei primi che se ne va in mancanza di posti. Poi cercherò di tenere la maggior parte dei ten, perché comunque è un peccato venderli, perché comunque si fa fatica a farli, venderli insomma dispiace, però anche tenere uno slot occupato per un ten che tanto sai che non giocherai mai perché proprio non ti piace in assoluto, insomma un po' uno spreco. Vabbè, è carino esteticamente, non mi piace moltissimo perché sembra che ci abbia la ruota della bicicletta dietro, sembra che faccia il biciclettaro. Anche un cristallo di argon buono. Quindi ci siamo presi 240 endo più 50. Una cassa da 5.000 di crediti, 14.000. Ottimo, 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 ottimo. Inizio dell'osto. Dell'oste. Va bene ragazzi, io comunque credo di concludere con questo breve gameplay. Vi ricordo che a breve avremo anche Zephyr, che è un altro... questo credo che sia molto carino.
tra 22 ore, quindi magari appena sarà pronto facciamo un video anche su di lui, così facciamo un video invece di fare dei gameplay generali, così facciamo un gameplay per ogni terno, così magari chi è più interessato ad uno o ad un altro. Per esempio, vorrei farmi questo tenno, però vorrei vedere come gioca, se può essere bellino. Magari vi andate a vedere il gameplay specifico senza così andarvi a vedere tutti, che magari ci sono anche cose che non vi interessano. Poi chiaramente io posso insegnare, diciamo, poco su questo gioco, perché ci sono alcune cose, tante cose che io ancora non so, perché anch'io c'ho un 200 ore, ma ci sono persone che hanno anche 1000-1200 ore su questo gioco qui. Comunque anch'io sono all'inizio, perché di Tenno praticamente ne ho solo 6, quindi poi tra quelli prime, non prime, hai voglia te, ma piano piano facciamo tutto. Vabbè ragazzi, comunque vi ringrazio per la compagnia, iscrivetevi al canale Twitch, YouTube, Discord, per fare qualche chiacchierata ogni tanto. E se avete richieste in particolare, scrivete, insomma, like, tutto quello che vi pare. Ci vediamo alla prossima, grazie per la compagnia. Ciao!